dire che, ad esempio, Mario si è posto il problema di come il sistema politico americano sia rimasto americano, salvo l'Italia, che ha, sì, no, ma voglio dire, il punto è che l'Italia in Europa, è, almeno nell'Europa che conta, è il paese con minori tradizioni democratiche, rappresentative, eccetera, e quindi c'è una specie di tutto ciò che è americano viene preso quasi a scatola chiusa rispetto alla tradizione francese o inglese, per esempio, dove ha la loro tradizione, è buona, cattiva, che sì. Noi siamo proprio poveri, insomma, e lo vediamo anche, adesso non lasciamo perdere quello che è successo in questi giorni, ma lo vediamo da decenni, insomma, in quale altro paese Berlusconi ha potuto gestire il potere direttamente per 20 anni, in quale altro paese dell'Europa civile, no? In Italia sì, ma perché siamo proprio poveri, siamo dei poveracci. E quindi va bene prima. Sappiamo anche che cos'è. No, questo è una risposta a una tua domanda. E poi c'è anche il problema è che si insiste molto sui critici del capitalismo. Direbbe anche scrivere sul capitalismo. Cioè, perché molti. Il capitalismo americano è diverso da quello che è stato. Voglio dire, anche cose che sanno anche chi non sa niente, insomma, la velocità con cui si sono prodotte certe ricchezze spaventose. Cioè in America bastavano 5 anni perché Vanderbilt, dico il primo, Rockefeller o Carnegie, diventassero delle potenze, in Europa il processo è stato molto lento, progressivo, eccetera, eccetera, eccetera. No, dico solo un piccolo aneddoto, perché anche questo è un aspetto del capitalismo americano, cioè gli investimenti in cultura, eccetera, non so, chi è stato a New York, immagino che abbia visto quel bellissimo museo Frick, che è un museo privato, in cui c'è un rapporto tra numero di opere e qualità che è quasi unico, insomma. È una casa che dà, che è una bellissima casa che si affaccia sul parco. E si è trovato. Ora, questo Frick era un criminale, era uno che faceva sparare dalla Pinkerton sugli operai di sciopero. Ecco, questo è uno che ha lasciato un capitale miliardari di straordinario, quale fosse stata la figlia più di lui, ma ad ogni modo, insomma, ha legato il suo nome, che è il nome di un assassino, perché nessun Agnelli o Pirelli si è mai permesso di fare, o neanche troppo, quello che ha fatto Frick e altri in America per reprimere le rivolte operaie, le giuste rivendicazioni. Di sviluppo di ricchezza